Adesso facciamo un caso di questo tipo. In cui chi era in auto? Era il corpo, non mi ricordo più la numerazione, era la 1 era qua e la 2 era qua, giusto? Quindi io voglio adesso discutere il caso in cui la massa della 1 è molto più piccola della 2. Quindi immaginate una piuma a penzoloni e qua su un pianoforte. Il motivo per cui avevo messo il pianoforte su un carrello, i pianoforti hanno già le ruote. E perché volevo disegnare una persona seduta che suona. Allora, l'accelerazione abbiamo calcolato questo. Io voglio studiare il limite che il corpo a penzoloni abbia una massa molto più piccola del corpo in alto. Ok? Quindi il trucco qual è? Di scrivere, se, siccome M1 voglio che sia molto più piccolo rispetto a M2, è come dire che il rapporto di M2 su M2 è molto piccolo rispetto a 1. Quindi la strategia di studiare il limite, secondo me, questo come faccio io, è di scrivere la formula in modo da mettere in risalto frazioni che si possono vedere al volo come trascurarle. Quindi vedete, ho semplicemente messo in evidenza M2 qua sotto e vedete, no, perché avete il rapporto M1 diviso M2, avete M1 diviso M2 e se tutte e due sono piccoli perché la M1 ha una massa molto piccola, vedete che l'accelerazione è molto piccola. E nel limite che M1 tende a 0, l'accelerazione tenderebbe a 0. Ma attenzione! Se voi attaccate una piuma qua e il pianoforte, non è zero la situazione, è diversa da zero. Quindi prima o poi il pianoforte è tirato oltre il bordo, quindi è spacciato. È spacciato. D'accordo? Quindi il pianista ha tutto il tempo di scrivere il testamento, ma lo deve scrivere perché è spacciato. Invece se avete una persona qua su è attaccato al pianoforte a coda, il tempo per scrivere il testamento è molto più corto, no? Chiudo perché c'è tra macchine. Va bene? Domanda, qual è l'accelerazione? Se avete, che so, un corpo qui attaccato al filo, un rullo lubrificato, lo scopo del rullo è solo quello di deviare la direzione della tensione del filo, e qua giù avete, che so, qual è l'accelerazione? Subito. Allora uno può fare i conti, che è bene fare perché io lo potrei chiedere, oppure comincia a interiorizzare i risultati perché li capisce, non è che li memorizza, e vede questa formula qua, che è quella che abbiamo fatto, e vede, ah, questo è A, che è un'accelerazione, quindi è G, moltiplicato per un numero, e questo numero è adimensionale, però non la porta di masse, guardate il significato di questo rapporto di massa. M1 chi è? È la massa oltre, a penzoloni. E M1 più M2 è la massa totale. Quindi io subito, una volta che capisco quello, so scrivere subito l'accelerazione qua, no? Non mi credete? Fate i conti! Avete due segmenti di filo, quindi allunghiamo questo per poter fare il disegno delle tensioni. Quindi qua avete un corpo, l'avevo chiamato da 2, qua giù un altro corpo 1, e scrivete le equazioni dei corpi. Allora di nuovo avete due segmenti, questo è il segmento A e questo è il segmento B. I due segmenti sono fili inestensibili e di massa trascurabile. Proprio perché di massa trascurabile, il corpo 1, se io chiedo di scrivere la legge del moto del corpo 1, il moto del corpo 1 e del corpo 2 sono entrambi moti rettilinei in una verticale. Il corpo 3 ha un moto orizzontale, i fili sono inestensibili, quindi le accelerazioni, l'accelerazione dell'1 e del 2 verso il basso è condiviso, e l'accelerazione, cioè tot numero di centimetri al secondo verso il basso, sarà l'accelerazione di questo verso destra, quindi hanno la stessa accelerazione, e quindi io non scriverò A1, A2, A3, ma scriverò l'accelerazione condivisa. Certo, l'accelerazione 1, 2 è il numero verticale e l'accelerazione 3 è il numero orizzontale, d'accordo,
legge del moto al corpo 1 c'ha sicuramente la forza peso, se questa è la direzione positiva, è verso il basso, quindi entra con più m1g, poi c'è una forza verso l'alto, quindi entra con un segno meno, che rappresenta la tensione del filo. Shh. La tensione del filo, qual è la tensione del filo? Che sembra una domanda molto puntuale, no? Qual è la tensione del filo? È una domanda che ha senso se il filo è di massa trascurabile. Perché se il filo non ha massa trascurabile, dire qual è la tensione del filo, voi studenti dovete dire dove, professore? Non dimenticate mai. Non dimenticate mai questo esempio qui. Qual è la tensione del filo? È una domanda mal posta, perché va specificato dove vi interessa. Voi dovete chiedere dove, professore? Io dirò qua. Oppure qua, oppure qua. Qual è la tensione del filo? E voi risponderete, dove professore? Io dirò qua, oppure qua, oppure qua. Invece quando il filo è di massa trascurabile, allora la tensione del filo qui è uguale alla tensione del filo qui, è uguale alla tensione qui, e quindi la domanda ha un senso. Qual è la tensione? Perché c'è una tensione. Ma nel momento in cui il filo non ha massa trascurabile, la tensione varia da punto a punto sul filo. Chiaro? Non mi credete? Fate il filo fatto di tante masse e convincetevi che la tensione qua è diversa da qua, da qua, da qua, da qua. Eh? Ok. Allora, il filo è inestensibile sia il segmento A che il segmento B, quindi la forza che il corpo 1 sente è dovuta al filo, è una freccia verso l'alto. Ma la forza che il corpo 2 sente, oltre alla sua tensione del filo, quindi questo la chiamo T, verso l'alto, corpo 2 ha il suo peso, che è verso il basso, e ha una forza qua, che è uguale e contraria a quello, perché il filo A è di massa trascurabile, quindi questo la chiamerò TA, questo è TA. Questo è un TA verso l'alto, questo è un TA verso il basso. Quindi se questo è positivo, questo è un TA negativo, questo è un TA positivo. Qua avrò una tensione del filo, il corpo 2 sente anche la forza dovuta all'interazione con questo filo, il segmento B. Quindi disegnerò una freccia qui, la chiamerò TB, ma è verso l'alto, quindi ci metto un segno meno. Questo filo qui è di massa trascurabile, qua è ben lubrificato, quindi la tensione qui, la forza che il corpo 3 sente per effetto del filo, è di qua e allo stesso modo di questa freccia. Ok? Questo è un più TB, perché la direzione positiva di questo è verso il basso, quindi la direzione positiva di questo è verso destra. Questa freccia è verso destra, entra un segno più. D'accordo? Quindi il corpo 2 ha tre frecce che agiscono sul corpo 2, c'è la forza peso, c'è la tensione TA e c'è la tensione TB, e vanno scritte col segno algebrico corretto. Quindi questo è verso il basso, segno positivo, TA è verso il basso, segno positivo, TB è verso l'alto, segno negativo. Corpo 3, il corpo 3 ha solo la tensione del filo ed è un TB verso destra, quindi è positivo. Quindi avete tre equazioni e tre incognite. Una delle incognite è facile da ricavare, l'accelerazione, facendo la somma. Quindi avete m1 più m2 più m3 per l'accelerazione comune, e a destra avete questa cancellazione a 2, 2, stile, azione e reazione. Ok? Come se fossero forze interne. Quindi queste sono due forze interne, queste sono due forze interne. Come? Quindi questo ammazza questo ammazza questo, e avete m1 più m2 g, e quindi l'accelerazione, la scrivo qua, è per l'appunto m1 più m2 diviso m1 più m2 più m3 g. E come vi dicevo, questo con un po' di intuizione, ma è un'intuizione non della strada, è un'intuizione di un corso di fisica, che viene facendo gli esercizi, uno poteva scriverlo subito, perché lo vedeva come la massa pendoloni diviso la massa totale. Era la generalizzazione della formula di prima.
Però l'esercizio non finisce nel calcolo di A. L'esercizio è completo quando avete detto cos'è TA e TB. E quindi voi potete anche scrivere questo digetto, ma dovete comunque essere in grado di impostare queste equazioni, perché io vi chiedo cos'è TA e TB. Ovviamente TB la vedete da qua, quindi riscriviamo A, perché avrò bisogno, questo è a penzoloni abbiamo la 1 e la 2, diviso la massa totale per l'accelerazione di G, sul pianeta o sul razzo, Questo non funziona se siete in un razzo molto spenti che non ruota rispetto alle stelle, perché non avete una forza peso, perché siete su un pianeta, o non avete la forza fittizia che è simile alla forza peso, non funziona. Cos'è TB? TB la prendete da qua. Quindi TB è uguale a M3 che moltiplica A, e questa roba qua, quindi ho ho fatto e basta. M1 più M2 diviso M1 più M2 più M3, questo che moltiplica M3 e G. Fate una cosa del genere. Poi una volta che avete TB, dovete ricavare TA, e lascio a voi fare i conti, io non voglio farlo. E vorrei che voi vi soffermaste sul fatto che TA e TB sono diversi perché la tensione qua è diversa dalla tensione qua, perché c'è il corpo 2,5. Quindi TA e TB sono diversi perché c'è il corpo 2,5, e studiate il limite di cosa diventa TA e TB nel limite che M2 tende a 0. Noterete che questa tensione tende ad essere uguale a quella. Ok? Riconvincetevi di questo. Variazione. Immaginate che avete un cilindro, come questo è un cilindro che ha una struttura che lo tiene su ed è lubrificato. Immaginate di avere un cilindro abbastanza grosso tenuto su con una struttura, non so, potrebbe essere una cosa del genere. Ok? Mettete uno spago a cavalcioni del cilindro. E poi qua attaccate due masse diverse, quindi visto in questa, quindi avete lo spago è un filo ideale, attenzione, un filo ideale, qua avete una massa che so, quale chiamiamo 1 e quale chiamiamo 2? Chiamiamo questo 1 e questo 2, il filo è ideale, inestensibile e di massa trascurabile. Immaginate che il filo sia lubrificato a scorrere su quel cilindro. Quindi vuol dire che non fa nemmeno perché se facesse vuol dire che c'è vibra, cioè perché il filo slitta e grippa, viene bloccato, poi cede e ta ta ta, questi movimenti rapidi fanno un suono, quindi non deve neanche fare lubrificato, non c'è attrito. Allora tutti e due i moti, tutti e due i corpi 1 e 2 fanno i loro moti, sono rettilinei, a meno che finché ovviamente non avviene la situazione catastrofica, che non so, la 1 scenda così tanto che fa arrivare la 2 quassù che o sbatte o fa la capriola, Quindi finché non avviene qualcosa di catastrofico, la 1 si limita ad andare lungo la verticale e la 2 lungo la verticale. Ma il filo è inestensibile, quindi cosa fanno? La 1 scende o sale? Perché non ho ancora messo nessun valore numerico. Quindi come ho scelto arbitrariamente chi è la 1 e chi è la 2, scelgo arbitrariamente qual è la direzione positiva di uno dei due. È una scelta arbitraria quello che faccio. Chiamo la direzione positiva questa della 2. Salire è la 2. Per positivo intendo salire.
Ma salire la 2 vuol dire che la 1 scende. Quindi se la 1 scende di 10 cm è perché la 2 è salita di 10 cm. Se la 1 sta scendendo a 10 cm al secondo, la 2 sale 10 cm al secondo. Se la 1 sta accelerando verso il basso a 10 cm al secondo al secondo, la 2 sta accelerando verso l'alto a 10 cm al secondo al secondo. I moti sono legati assieme dal filo. Quindi se questa è la direzione positiva, se la 2 sta salendo, la 1 sta scendendo. Per la direzione positiva dalla 1 è verso il basso. Attenzione! Una volta che ho fatto arbitrariamente una, ho preso arbitrariamente, lanciando la moneta, ho deciso di concentrarmi su uno dei due. Poi ho lanciato una seconda volta la moneta. Ho deciso di decidere arbitrariamente qual è la direzione positiva di, quella, di quel corpo. Ma una volta che ho fatto questo, l'altro corpo è obbligato. La direzione positiva di questo è obbligato dalla scelta di questa. Questa poteva essere una scelta arbitraria, ma questo non lo è più. Deve essere chiaro questo. Allora scriviamo l'equazione del moto. Sono due corpi e quindi dobbiamo con pazienza scrivere l'equazione del moto. E corpo 1, la direzione positiva è verso il basso, m1 per l'accelerazione del corpo 1. Allora, verso il basso, il corpo 1, se ha un valore di accelerazione, il corpo 2 ha la stessa accelerazione però verso l'alto. Quindi non avrò più bisogno di A1 e A2, avranno un'accelerazione condivisa. Però hanno sensi algebrici molto precisi, eh? Se questo è positivo, il positivo di questo è verso l'alto, eh? Quindi, quali sono le forze che agiscono sul corpo 1? Ce ne sono due. La forza peso, che è verso il basso, M1G, e c'è la forza che il corpo 1 sente per interazione del filo. Ed è il filo lo sta trattenendo. Se non ci fosse il filo, il corpo 1 avrebbe accelerazione G. Quindi la tensione del filo, la forza che il corpo 1 sente per effetto del filo verso l'alto. E lo disegno, magari così, ok? Ma proprio perché qua non c'è attrito e perché il filo non ha massa o ha massa trascurabile, la forza che il corpo 2 sente per effetto di tensione del filo ha lo stesso modulo ed è rivolta verso l'alto pure questo, ovviamente, perché se il filo non ci fosse il corpo 2 cadrebbe. Quindi questo e questo hanno lo stesso modulo. Quindi il corpo 2, intanto possiamo continuare a scrivere qua, questo è verso l'alto, quindi entra con un segno meno. Il corpo 2, attenzione, la direzione positiva è questa, come la scrivo? Questo è il passaggio fondamentale dove gli studenti slittano sulle busce di banana e fanno brutte figure. Come si scrive l'equazione del corpo 2? La direzione positiva è verso l'alto, perché io ho deciso che fosse verso l'alto. Quindi voi dovete scrivere le forze che agiscono sul corpo 2 con i segni algebrici corretti. La forza peso del corpo 2 è verso il basso, ma la direzione positiva è verso l'alto. Quindi la forza peso va scritto col segno meno. Se non fate questo, sbagliate proprio tutto. E la tensione del filo, che abbiamo chiamato T, questo qua è verso l'alto, quindi entra con un segno più. Questo è fondamentale, questo passaggio. Se non capite questo, sbaglierete di grosso e farete una figura pessima. Due equazioni, due incognite. Una delle incognite è la più facile da ottenere. Non cominciamo a chiacchierare troppo, per cortesia. Siamo tutti stanchi, io più di voi, non ho dormito abbastanza di sera. Di nuovo, vedete questa cancellazione molto suggestiva che vi deve ricordare la cancellazione di forze a 2-2, delle forze interne, forza azione e reazione. Ma presa certo con le pinze, perché è evidente che questa forza e questa forza non sono antiparallele, non vi pare? Ma quello è solo perché il filo ha deviato le forze. Ha solo deviato le forze. Tac, tac, e cosa avete? M1 meno M2, e quindi ecco che l'accelerazione è uguale a M1 meno M2 diviso M1 più M2 per G. E questo è un bellissimo risultato perché vi fa vedere che l'accelerazione, avete l'accelerazione, come la volete interpretare? Quella del corpo 1 o quella del corpo 2? Del corpo 1 per l'accelerazione verso il basso, del corpo 2 verso l'alto.
quell'accelerazione deve essere interpretata se state parlando del corpo 1 o del corpo 2. Ragioniamo in termini del corpo 1. Questo rappresenta l'accelerazione del corpo 1? L'accelerazione del corpo 1, la direzione positiva, avevo detto adesso in passo, e quindi vedete che il corpo 1 accelererà nella direzione positiva a patto che il corpo 1 abbia una massa superiore al corpo 2. Se m1 è maggiore di m2, l'accelerazione è positiva, che per il corpo 1 vuol dire che va giù, per il corpo 2 vuol dire che va su. Se invece m1 ha una massa inferiore a m2, allora l'accelerazione è negativa. Se ragionate in termini del corpo 1, un'accelerazione negativa vuol dire che va verso l'alto, accelera verso l'alto. E un'accelerazione negativa per il corpo 2 vuol dire che va verso il basso, perché positivo per il 2 era salire. E se le masse sono uguali, l'accelerazione è zero. Cosa vuol dire? Che inizialmente se voi tenevate con le mani e lasciavate la presa, loro stanno fermi. Se invece inizialmente sono già in movimento, per esempio la 1 sta già scendendo a 10 cm al secondo, avere uguali masse vuol dire che continuerà a scendere a 10 cm al secondo, cioè non cambia la sua velocità. Scende a velocità costante e l'altro sale a velocità costante. Avere accelerazioni vuol dire che la velocità cambia. Quindi avrete equilibrio, cioè non succede un cazzo, se oltre a non avere una forza, il corpo è anche fermo. Se non c'è una forza, ma il corpo è in movimento, non avrete equilibrio, no? Perché è già in movimento. Pensate alla molla compressa, no? X uguale a zero, la molla non è distorta né allungata, ma se il corpo in quel momento è già in movimento, supererà e deformerà la molla. Solo se il corpo è fermo nella posizione X uguale a zero, rimarrà fermo. Solo se questi sono fermi e le masse sono uguali, rimarranno fermi. Quindi è necessario per avere equilibrio che la forza sia zero, ma non è sufficiente. Per essere in equilibrio serve anche che il corpo sia fermo, perché se è già in movimento. Cominciate già a padroneggiare questa cosa. Ok, questa qua si chiama la macchina di Atwood, il signor Atwood. E questa è una variante, non vi pare? Questa in fondo è una variante della macchina di Atwood. Ci sono tante varianti, questa è una variante, piano inclinato, cilindro, qua c'è un corpo, qua c'è il filo ideale che sale, gira senza attrito, questo è un piano inclinato di un certo angolo, tutto senza attrito, qua non c'è attrito, quindi il filo non fa zzz. E qua è senza attrito, come risvolgereste questo esercizio? È una cazzata, no? Sì? Questa è una cazzata, corpo 1. Qual è la direzione positiva? Qual è? Su chi concentriamo? Su chi ci concentriamo? Da 1 alla 2, monetina. Quindi il centro di massa farà una parabola, c'è il moto attorno al centro di massa della monetina, però la forza peso non applica un momento torcente, quindi se la monetina sta facendo le capriole perché io ho impresso un momento torcente col pollice, gli do un momento torcente impulsivo. Questo accelera regolarmente, ma staccato dal mio dito, la forza di peso non fa più momento torcente, perché si disegna nel centro di massa. E questa monetina sta facendo le capriole, la agguanto, e qual è la probabilità che abbia una testa a croce? Beh, se ha fatto tante capriole, se io tiro un po' a cazzo, avrò una probabilità del 50% di ovidare. C'era un famoso statistico, credo che sia ancora vivo in America, che era vissuto in un quartiere malfamato, era di povera famiglia. Anzi, è molto interessante, negli Stati Uniti, se uno va all'università o va nelle corti dei giudici e guarda le origini familiari delle persone, spesso i padri sono operai, contadini, eccetera. Invece in Italia il docente è il figlio di un docente. Cancella questo. No, si chiama mobilità sociale. Non è detto che ci sia del bruciato, può anche essere tutto onesto, è semplicemente immobilismo sociale. Cioè chi nasce fino all'operaio difficilmente riesce a cambiare. Non perché c'è del bruciato, semplicemente perché il sistema è così. Questo corpo si muove di moto rettilineo. Questo corpo si muove di rettilineo, moto rettilineo.
Qual è l'equazione del moto del corpo 1? Allora, qual è la direzione positiva? Tiro la monetina, facciamo finta che sia questo, ah, per fortuna. Ma attenzione, corpo 1 che scende vuol dire che il corpo 2 sale, quindi la direzione positiva è questa qua per il corpo 2. Qual è la legge del moto del corpo 1? Allora, M1 per l'accelerazione in questo moto rettilineo, ma sarà la stessa accelerazione lungo questo moto rettilineo, perché il filo è inestensibile. Qua ho M1G e ho la tensione del filo che agisce per contrastare la forza peso, quindi è la forza sì, femminile, la forza peso, e quindi lo scrivo con un segno meno, perché è verso l'alto, quindi meno T. Questo corpo come scrivo la sua legge del moto? M2 per l'accelerazione condivisa, la direzione positiva è questa. Allora, la tensione del filo entra col segno più, è d'accordo. E cos'altro sta agendo sul corpo? Non tutta la forza peso, ma solo la parte della forza peso che è responsabile. Ok? Ho sporcato il disegno e lo faccio qua. Questo è il corpo. Io sto discutendo di questo moto, del moto a salire lungo il piano. È chiaro che la forza peso la disegno così, ma il corpo non va così, il corpo va in questo moto. Quindi se io staccassi il filo, se io tagliassi il filo, il corpo scivolerebbe lungo il piano. Con quale forza? Che forza sta agendo? Sulla parte della forza peso che è lungo questa direzione. Quindi voi dovete scomporre la forza peso in due direzioni, uno lungo il piano e uno perpendicolare al piano. Questa è la parte della forza peso che è lungo il piano, questa è la parte della forza peso che è perpendicolare al piano. Il piano sta impedendo al corpo di andare in questa direzione, quindi c'è una reazione del piano che è uguale e contraria a questa. Questo non ci piove. Il moto sta venendo lungo il piano, quindi questa è la componente che mi serve. Allora, se questo è l'angolo teta, dov'è l'angolo? Perché ho messo l'angolo qui. Dov'è l'angolo qua? Qual è l'angolo? Accentuatelo quando avete un disegno così e non è chiaro, perché l'ho fatto molto vicino a... non è proprio 45 gradi, 45 gradi è più così. Però qual è l'angolo? È evidente che è questo qui, non vi pare? È questo qui. Siete d'accordo? Se non mi credete, provate a accentuare il disegno. Se questo è il piano inclinato e questo è il vostro corpo e avete la forza così, quindi dovete accentuare il disegno. Questa è la direzione perpendicolare, questa è la direzione lungo il piano. Scomponete la forza lungo il piano e perpendicolare al piano. Lo vedete? Che questo angolo qui, qual è? È questo qui. D'accordo? Quindi questo chi è? Se questo è MG, questo è l'angolo, questo è il cateto opposto, questo è MG seno di teta, d'accordo? MG seno di teta. Quindi l'equazione del moto del signore qui, ho la parte della forza peso che è verso il basso e ho la tensione del filo che è uguale e contraria a questo. Questo entra con un segno più. Questo entra con un segno meno, perché la direzione positiva è da salire. Quindi scrivo meno M2G seno di teta. Ok? È molto importante che voi capiate i segni. Alla fine, una delle scelte è arbitraria, ma l'altra non lo è più, è obbligato dal fatto che il filo è inestensibile. A questo punto... avete due variabili, due equazioni, due variabili, la A e la T, la A è la più facile, quindi avete che l'accelerazione è uguale, quando sommate queste due avete M1 più M2 in evidenza, questa T va via con questo T, avete M1 meno M2, scusatemi, seno di teta, diviso la somma per G, e vedete che l'accelerazione col fatto di avere un piano inclinato entra questo seno di teta nella formula di Applegate. Dov'è la formula di Applegate? L'ho cancellato. La formula di Applegate era M1 meno M2 diviso la somma, e vedete che è entrato quello. Cosa cambierebbe se facessi un problema di questo tipo?
spesso il piano inclinato doppio. Dovete decidere qual è la direzione positiva. Dovete decidere. Decidiamo che sia di qua. Quindi la 2 a scendere implica che la 3 va a sinistra e la 1 sale. Quindi le equazioni del moto sono M1 per l'accelerazione comune che avranno, perché i fili sono insensibili, o segmenti A e segmenti B. Due segmenti. Quindi ho M1A con la parte della forza peso che è lungo questo piano inclinato, la forza peso scende per di là, sarà M1G 0 di teta, perché se ho questa forza peso, solo la parte che mi interessa è questa parte della forza peso, che è MG seno di quell'angolo, che è alfa, quindi ho meno M1G seno di alfa, poi ho la tensione del filo, ok? Che è nella direzione positiva. Questo è il filo A, quindi chiamo questo TA, quindi più TA. Corpo 2, corpo 3, andiamo in sequenza, va. Corpo 3, A. Cosa ho? Il corpo 3, se il filo è di massa trascurabile oltre che inestensibile, la forza che la 3 si è dovuta al filo 3 è uguale e contraria a questa forza qua, quindi questo è TA che entrerà, visto che la direzione è negativa, positiva da A, questo è un meno. Qua avrò una forza in questa direzione dovuta all'interazione col filo ed è la stessa direzione, quindi questo è un TB, quindi qua ho TB meno TA, poi ho il corpo 2. Qua è la forza che il 2 sente dovuta all'interazione col filo B, perché è inestensibile e specialmente in massa trascurabile, è uguale a questa qua, quindi entrerà, visto che questa è la direzione positiva, questo sarà un meno B. Oh, quindi ho M2G seno di beta, perché è la parte della forza peso che è nella direzione che mi interessa, e questa è la direzione positiva, quindi più M2G seno di teta di questo angolo, meno TB. Facile, non sono cazzate queste qua. Sommate per avere la A, quindi avete M1, anzi possiamo scrivere quasi subito, A è uguale a diviso, abbiamo M1 più M2 più M3, c'è la G e c'è un numeratore che è meglio che abbia la dimensione di una massa, no? Perché è il numeratore, come volete dire, questo la TA va via con questa, zac zac, e avete a M2 seno di beta meno M1 seno di alfa. Molto semplice. E questo vi dà l'accelerazione. Poi vi chiedo qual è il tensore del filo A e il tensore del filo B. Cioè, attenzione, dovete essere in grado di completare gli esercizi. TA quanto vale e TB quanto vale. Ok? E di nuovo in questo esercizio notate che TA e TB saranno diversi. Perché sono diversi? Perché c'è il corpo 3, no? Per quale motivo questa tensione qua dovrebbe essere uguale a questa tensione qua? Però nel limite che questo qui tende a 0 rispetto alle masse T1 più T2, nel limite che T3 è trascurabile, vedrete che questa tensione è uguale a questa. Convincetevi di questo fatto, continuate con questo modo di ragionare. Un'altra versione di Atwood. Mancano 10 minuti. Vedete come una volta che uno ha abbastanza teoria riesce a dare veloce a fare gli esercizi. Però gli esercizi sono comprensibili o incomprensibili nella misura in cui voi studiate, non vi pare?
Adesso questo cilindro qua, immaginate che abbia un foro e che è montato su questo bastone, su quest'asta, e che sia lubrificato, quindi quel cilindro è libero di ruotare. Quindi questo è il vostro cilindro, è libero di ruotare su quest'asse. Quindi se voi date un momento torcente impulsivo, agguantate questo estremo e tirate verso il basso e questo estremo e tirate verso l'alto, fate così, lui anzi non fa non fa rumore, non fa niente, senza attrito, ok? Quindi questo cilindro è libero di ruotare attorno all'asse passante verso il centro. Adesso filo inestensibile ideale per filo. Ok? Ma questa volta non voglio che il filo sia libero di scorrere. Io voglio addirittura, per esempio, potete immaginare di inchiodarlo in modo che se il corpo 1 scende, ovviamente il corpo 2 sale, ma se la 1 scende e la 2 sale è perché il cilindro ha ruotato. Ok? Io voglio coinvolgere il cilindro e quindi voglio che il filo non scivoli. Quindi se il cilindro gira, allora il corpo 1 scenderà, se gira in senso orario. Se gira in senso orario, il corpo 1 salirà e il 2 scenderà. Quindi il moto della 1 è correlato, è legato al moto del cilindro. La 1 scende vuol dire che questo è girato in senso orario. La 2 scende vuol dire che il cilindro è girato in senso antiorario. Questo è lo scopo del chiodo. Se io togliessi il chiodo e se non ci fosse attrito, allora la 1 e la 2 potrebbero salire e scendere e il cilindro non farebbe nulla, rimarrebbe fermo. Invece io voglio che il cilindro venga coinvolto, quindi lo inchiodo. D'accordo? Quindi quali sono? Adesso ho tre corpi, ho tre equazioni del moto. Siamo arrivati alle 5? 10 minuti. Ah, manco le 10 minuti, perché ho capito, stop. Allora, tre equazioni. Questo è il cilindro che chiamiamo l'equazione è il corpo 3. Shh, il corpo 3. Attenzione, il corpo 3, quali sono i moti? Il corpo 1 fa un moto rettilineo. Scenderà o salirà a seconda di se ha massa più o meno quello dell'M2, no? Non sappiamo cosa si sale o scende, ma una cosa c'è da fare un moto rettilineo. Analogamente e simmetricamente, oso dire, il corpo 2. Se la 1 scende, la 2 sale, ma è un moto rettilineo. Il moto del corpo 3 è di tipo rotazionale. Attorno a quale asse? Questa qua, perpendicolare alla lavagna. Quindi io scriverò tre equazioni del moto, due di tipi traslazionali per il corpo 1 e il corpo 2 e una di tipo rotazionale, cioè scriverò un'equazione rispetto all'asse Z o sull'asse Z. Corpo 1, M1, qual è la direzione positiva? Dobbiamo decidere. Direzione positiva. Boh. Monetina! Quindi aspetta, dovete sfidare voi stessi, veramente un consiglio da persona che è stato studente. Non ero particolarmente bravo a fare esami finché non ho capito come fare esami. E ho cominciato a capire come fare esami quando ho cominciato a capire cosa voleva studiare, cosa voleva dire capire. E cosa voleva dire capire non era leggere e imparare a memoria gli appunti, ma era capirli. E il modo migliore per sfidare se stessi, se uno ha capito, è di fare qualcosa di diverso di quello che è scritto sul libro o sugli appunti. Perché se voi ripetete a memoria quello che sono gli appunti, non avete ancora la certezza di aver capito. Per essere sicuri, io adesso sceglierò a caso in questa lezione di scegliere sul basso questo. Quando state preparando l'esame, fate apposta di cambiare. Non studiate la versione che vi faccio qua. Fate apposta a cambiarlo, perché io all'orale magari la cambierò. E cosa fate? Dovete capire. Quindi, se questa è la direzione positiva, allora le direzioni positive di queste non sono più libere.
avendo scelto questo, la direzione positiva di questa è salire, e la direzione positiva di questa è entrante. È entrante, cioè gira in senso, la direzione positiva di questo è girare in senso orario, è entrante. Entrante, quindi i momenti torcenti. Quindi scriviamo prima l'equazione del moto traslazionale, ma uguale f. M1, quale forze agiscono? Forza peso, che è verso il basso, segno più, tensione del filo, che è verso l'alto, segno negativo. Ma attenzione, ci sono due segmenti di filo. Perché non è un unico segmento di filo? Perché il chiodo sta, in un certo senso, separando il filo in due parti. Se non vi piace l'idea di un unico filo, e l'idea come mai sono due, allora pensate a una cosa del genere. Questo è il cilindro, avete un filo che è di qua, è inchiodato questo, e avete un altro filo che è di qua, è inchiodato questo. Sono due fili, non c'è un pezzo in comune. Ragionate così se volete. Sono due tensioni in questo esercizio. Uno a destra, chiamiamo il segmento A, e questo a sinistra, il segmento B. Quindi, il corpo 1 è facile. Quindi abbiamo MA1, però, sarà più MG, M1G, meno la tensione TA. La tensione è TA è questa freccia che va verso l'alto. Dal disegno un po' più corto. Ok? Qual è la situazione sul corpo 2? Il corpo 2 avrà una tensione diversa, chiamiamola TD. Non è detto che sia uguale a questo, perché sono due fili diversi. Questo è verso l'alto, quindi l'equazione del corpo 2 sarà questo. Questo è meno M2G, perché la forza peso è verso il basso, mentre la forza direzione positiva è verso l'alto. Più TD. Adesso l'equazione del moto del corpo del cilindro. E che tipo di equazione è? È di tipo rotazionale. Quindi non è MA uguale F, ma I alfa, ho teta due punti, e alfa, l'accelerazione angolare, la scriviamo così perché alfa non l'ho mai usato, anche se sapete, l'ho menzionato, non l'ho mai usato. Quindi questi sono gli x due punti, questa è l'accelerazione angolare, che e magari la scriviamo alfa, non lo uso, ma siate pronti a riconoscerlo come tale. Il momento inerzia per l'accelerazione angolare è uguale al momento delle forze esterne sul cilindro, si intende. Il cilindro cosa vede? Vede qua interagisce, c'è un'interazione tra il cilindro e il filo, e il filo è estensibile e di massa anche trascurabile, quindi la forza che c'è qui è uguale e contraria a questa. Quindi questo è TA, se questo è TA, questo è TB e questo è TB. Ci sono due forze che stanno cercando di far accelerare angolarmente, ci sono due momenti torcenti che stanno cercando di far accelerare angolarmente questo benedetto cilindro. Ma quali segni algebrici hanno? Qual è il momento torcente di questa forza qua rispetto all'origine? Quindi scegliamo il punto qui, il punto rispetto al quale misuriamo il momento della quantità di moto, il punto rispetto al quale misuriamo i momenti torcenti sia il centro del cilindro. Quindi qual è il momento torcente di questa forza rispetto a questo punto? Ovviamente questo è 90 gradi, R è il raggio del cilindro, sarà R per TA. Ma che segno algebrico ha? Che direzione ha? Esce dalla lavagna o entra dalla lavagna? Entra. E qual era la direzione positiva per il moto del cilindro? Entrante, quindi questo entra col segno più, quindi questo è più TAR. E questo è un momento torcente che esce dalla lavagna, quindi entra con un segno negativo, meno TBR. Fondamentale questo passaggio. Come questi hanno dei segni algebrici, questo pure ha dei segni algebrici. Va bene? D'accordo? Ovviamente la R può essere messa in comune. E già vi ho detto una cosa interessante, che il cilindro non accelererà angolarmente se TA e TB fossero uguali.
Se T, A e B sono uguali, il cilindro non accelera. Bene. Allora dobbiamo risolvere questo sistema. Allora, prima cosa, questo cilindro come la mettiamo? I cilindri o le ruote, i momenti di inerzia rispetto all'asse passante per il centro, li scriviamo così. Come? Alla massa della ruota o del cilindro, il raggio al quadrato moltiplicato per un numerino, magari lo indico con, che so, K. Dove, quando la ruota è vuota, con tutta la massa all'esterno, K vale 1. Se invece la massa è sparpagliata in maniera omogenea, K vale 1,5. E se la massa è distribuita in maniera strana, non so, questa è la ruota con la parte centrale cava e solo è la bassa, allora K sarà qualcos'altro, no? Minore di 1. Quindi scriviamo il momento di inerzia come la massa della ruota, il raggio al quadrato della ruota, per un numerino che ci dice come è sparpagliata la materia. Quindi perché potremmo usare cilindri diversi, infatti l'esercizio sarà questo, no? Quindi questo è uguale a K MR quadro teta due punti uguale a TA meno TB R. Ok? Allora, la cosa importante da notare qui, che rapporto c'è tra questo e questo? Attenzione, ho detto che il filo era inchiodato. Quindi se questo scende di 10 cm, voi dovete immaginare che questo chiodo, perché può girare assieme al cilindro, questo chiodo deve spostarsi, deve fare un arco di cerchio di 10 cm. Giusto? Quindi, di quanto si sposta questo, equivale a di quanto si è spostato questo. Solo che questo è un moto lineare, questo è un moto lungo l'arco di cerchio. Quindi l'arco di cerchio qua deve essere uguale a di quanto questo si è spostato. Ma l'arco di cerchio cos'è? È uguale al raggio della ruota per l'angolo di cui è ruotato. Questo è l'angolo di rotazione. Questo rappresenta la derivata seconda dell'angolo. Quindi c'è un legame tra questa derivata seconda, tra teta, c'è un legame tra teta e di quanto il corpo 1 è sceso e di quanto il corpo 1 è salito. E qual è il legame? È questo qua. Quindi in realtà l'accelerazione del corpo 1 rettilineo è uguale ad R volte l'accelerazione angolare. Questa è l'equazione ausiliaria che esprime il fatto che il filo è inchiodato al cilindro e quindi il corpo 1 scende e il cilindro 3 deve ruotare in un angolo dato da quella relazione. Riprenderemo questo ovviamente giovedì.